circa le indicazioni che sono state date dalle autorità per la gestione della crisi data da queste ragioni sanitarie che conosciamo bene. È importante comunque che teniate presente alcuni elementi, tipo le informazioni che oggi vi forniamo sono informazioni che valgono in questo momento. Ci tenevo comunque, cioè tutti i colleghi poi lo ribadiranno, però giustamente se le normative cambiano, le disposizioni saranno diverse, quindi non possiamo sapere più avanti fino a quando queste indicazioni avranno una valenza. Per il momento quello che appunto i colleghi vi diranno è quello che a cui bisogna fare riferimento. Tutte le indicazioni sono sempre in maniera aggiornata e puntuale individuabili nel sito online dell'Unione Industriale di Torino. Sull'home page c'è un banner dove poi riporta tutte le indicazioni che ci sono e tutti sono sempre costantemente aggiornato con tutti i riferimenti. Quindi vi preghiamo di voler sempre fare riferimento a quella pagina per avere le indicazioni ufficiali indicate. Qui oggi andremo a trattare alcune tematiche. Sono state trattate il lunedì quelle circa gli aspetti di comunicazione, quindi cosa comunicare, come comunicarlo e come diffondere i messaggi. Oggi tratteremo altre tematiche. Io adesso passerei la parola al presidente Giovanni Fracasso, presidente di Piccola Industria, che in questo momento anche lui dalla sua postazione avrà modo di potervi, come dire, dare alcune indicazioni utili. Quindi innanzitutto chiudo la condivisione di questa slide. Prego tutti quanti di voler togliere sia il video che l'audio, tranne ovviamente i relatori, e questo ci permetterà di agevolare anche la visione dei relatori direttamente senza che questa vi saltelli da una parte all'altra. Per cui chiudete anche l'immagine e lascio adesso parlare appunto Giovanni Fracasso, presidente della Piccola Industria. Buonasera a tutti. Non so se sono in grado di darvi delle indicazioni utili. Un secondo fa ero in chat con il presidente Ravanelli di Confindustria Piemonte, che sta trattando col presidente Cirio la posizione che il Piemonte intende prendere nei confronti del governo richiedendo la chiusura delle attività produttive. In questo momento, diciamo che come Confindustria abbiamo raggiunto con la Regione in questo momento, pochi minuti fa, un accordo di massima per la chiusura di tutte le attività di tipo commerciale e allora, il senso è che il Piemonte chiederà al governo, sulla falsariga di quanto fatto anche dalla Lombardia, la chiusura di tutte le attività commerciali e non solo. Ad eccezione ovviamente delle filiere strategiche, che sono quelle dell'alimentare e quelle del farma. Questo dunque, il presidente Ravanelli appunto ci chiedeva conferma per poter avere il via, lato confindustriale, a questo approccio nei confronti del presidente della regione che intende muoversi in questa direzione qua. E quindi questo accadeva 3 minuti fa, un attimo prima che iniziasse a parlare, mentre prima parlava la dottoressa Laigueglia. Quindi questo per dirvi che l'associazione in questo momento è più che sul pezzo, cioè continuamente ricevo aggiornamenti, continuamente facciamo iniziative, continuamente cerchiamo di fare pressione sui nostri amministratori, sui nostri politici anche a livello centrale, per far sì che si prosegua nel corretto approccio, si prosegua il giusto rigore nei confronti del contenimento del contagio, cercando di salvaguardare per quanto possibile le attività produttive, perché una chiusura, uno stop indiscriminato delle attività produttive rischia di mettere in condizioni il paese quando si uscirà dall'epidemia,
di metterlo in condizioni di non essere in grado di garantire servizi essenziali, perché già solo uno stop di 15 giorni ci costerebbe intorno al 3,7-4% di PIL, quindi è una situazione potenzialmente devastante. Dall'altra parte la sanità pubblica è un valore che va tutelato, è un diritto costituzionale, quindi siamo davvero in una situazione molto complessa. Però devo dire che questi sono i momenti in cui l'associazione, la Confindustria deve essere il più possibile vicina ai propri associati, deve essere il più possibile sul pezzo, noi in questo momento ci siamo. Oggi il presidente Gallina ha mandato, il presidente di Torino Gallina ha mandato una comunicazione, una lettera nella quale appunto si spiega, si prende questa posizione che in questo momento il presidente Ravanelli sta sostenendo con la regione. È una posizione concordata anche a livello nazionale, diciamo ci siamo, e ci siamo anche nel sostenere i nostri associati con iniziative come questa presente, che riusciamo a realizzare grazie all'aiuto di Skillab. Qui ringrazio Riccardo Rosi, direttore generale, nonché vice direttore dell'Unione Industriale di Torino, e grazie anche al sostegno della Camera di Commercio. Diciamo che tutti quanti stiamo cercando di fare tutto quanto nelle nostre possibilità per venirne fuori al meglio. In questo momento abbiamo fatto, questo è il secondo webinar, so che Daniela già prima vi ha spiegato a che punto siamo, ne abbiamo fatto uno sui temi della comunicazione, cosa dire, cosa non dire e come dirlo e perché. Qui vediamo con i nostri funzionari, figurati Pinna e Rinaldi, vediamo gli aspetti legali e normativi, diciamo così, relativi alla questione, gli aspetti di sicurezza. E ce ne sarà, ci sarà un prossimo webinar venerdì prossimo, di nuovo su queste tematiche. Ora sto vedendo qualcosa che non dovrei vedere. Okay. No, scusate, chiedo a tutti quanti, scusami Giovanni se ti interrompo, sì. Ricordate solo semplicemente di tenere sempre il microfono chiuso, il video chiuso, quindi sia il microfono che il video, in maniera tale che si possa riuscire a vedere sempre chi parla, perché in automatico altrimenti dà degli altri segnali. Grazie mille. Prego Giovanni, scusami. Sì, mi era interrotto solo perché sulla mia schermata era comparsa una schermata di qualcuno, qualcosa di privato che non era bene vedere. E, per concludere, dicevo, ci sarà un prossimo webinar già previsto per venerdì, però non è detto che sia l'ultimo, non è detto che i contenuti siano quelli che sono, perché stiamo seguendo in tempo reale l'andamento delle normative delle disposizioni, e quindi può essere che lo adeguiamo, e può essere che ne facciamo ancora degli altri durante la settimana Ventura a seconda dell'evoluzione della situazione. Quindi siamo sempre qua, sappiamo che il momento è molto difficile, siamo sempre qua a supporto delle imprese a cercare di prevenire le domande o rispondere alle domande medesime. Nello specifico del webinar, per rispondere alle domande, fate le domande in chat e i relatori vi risponderanno. Siccome c'è stata grandissima richiesta e non siamo riusciti tecnicamente ad accontentare tutti, credo che abbiamo 150 richieste per questo webinar, e credo una 150, dunque 6 per 5, 30, un centinaio, 120 partecipanti. Comunque registriamo tutto quello che succede e lo metteremo a disposizione, come già per lo scorso webinar, quello di mercoledì, che sarà disponibile alla fine di questo, quindi tra un paio d'ore. Cercheremo di accelerare ulteriormente i tempi, per cui il webinar di oggi dovrebbe essere disponibile entro la fine della giornata. Ora auguro a tutti buon lavoro, passo la parola alla dottoressa Laigueglia che poi farà partire il tutto. Grazie. Eccoci. Grazie Giovanni. Quindi niente, ha già detto benissimo il presidente tutto quanto, quindi fondamentalmente adesso inizieranno i vari interventi dei
dei colleghi su alcune aree, vi chiedo a tutti gentilmente di dare fare le vostre domande via chat, le colleghe di Skillup poi le gestiranno in maniera tale che poi alla fine, nella parte conclusiva, potranno trovare una risposta. Giusto, come dire, come schema andiamo, per darvi un'informazione, a trattare prima alcune tematiche relative alla circolazione delle persone e delle merci, successivamente gli aspetti legali sulla gestione dei lavoratori, della privacy e dei contratti. Sulla parte di successiva ritorniamo sulla la parte della sicurezza con un aggiornamento sui DDR e le regole sanitarie e in conclusione alcuni casi pratici per, come dire, dare delle indicazioni specifiche. Quindi adesso lascio la parola al dottor Roberto Rinaldi circa le tematiche sulla circolazione delle persone. Chiedo scusa se facciamo un attimo un gioco di cambio di posizioni, nel mentre cerco di risolvere un problema tecnico con l'altra postazione che abbiamo. Quindi lascio la parola. Daniela, mi sentite? Sì, ciao Riccardo. Approfitto di questo momento di cambio di regia semplicemente innanzitutto per salutare a mia volta tutti quanti, per aver colto questa nostra opportunità, oltre ad avere il meglio dei nostri funzionari del loro sapere, volevo anche invitarvi, siccome seguiamo anche questo aspetto comunicativo, a sostenere i post che abbiamo fatto su Twitter e su LinkedIn circa la posizione di una chiusura non totale delle attività e quindi del mantenimento di una linea di correttezza nella gestione delle nostre maestranze per dare veramente il massimo alla prevenzione, come poi sentirete, e nello stesso tempo non fermare con il rischio di non poter poi ripartire o di avere danni troppo grandi. Noi abbiamo rilanciato le dichiarazioni del Presidente Gallina, le abbiamo ovviamente espresse sui nostri siti, ma anche sui nostri account istituzionali, e crediamo a breve ci saranno anche le dichiarazioni e le proposte che riassumerà a livello regionale il Presidente Ravanelli. Quindi vi chiedo sostegno, perché i social funzionano così: se vengono sostenuti hanno effetto, se no servono poco. Buon lavoro. Grazie, prego. Posso iniziare? Grazie. Intanto buongiorno a tutti. Io esordisco con due parole veloci su quello che è l'argomento forse più gettonato da ieri, cioè quello della circolazione per motivi di lavoro, quindi circolazione delle merci e spostamenti da e per il posto di lavoro. Come certamente tutti saprete, il DPCM del 9 marzo ha praticamente esteso i divieti di circolazione a tutta l'Italia, quindi siamo tutta l'Italia è zona arancione. Non si può circolare tranne che in tre casi specifici: comprovate esigenze lavorative, stato di necessità e motivi di salute. La ricorrenza di questi tre requisiti deve essere comprovata mediante autodichiarazione da rilasciare su apposito modulo predisposto dal Ministero dell'Interno. Siamo già alla seconda edizione, perché il primo si riferiva alle cosiddette vecchie zone arancioni, dicevo, su apposito modulo da compilare e sottoscrivere direttamente in loco in caso di eventuale controllo. Quindi il sistema di default funziona così: se un lavoratore che si sta recando al lavoro o che si sta spostando in orario lavorativo per consegnare delle merci viene fermato ad un controllo dalle forze di polizia, dai carabinieri, dalla polizia municipale, dichiara quello che sta facendo, cioè qual è il motivo per il quale si sta spostando, e gli viene richiesto di sottoscrivere una dichiarazione sul modulo ministeriale seduta stante. Le indicazioni del Ministero dell'Interno dicono poi che tocca all'autorità di pubblica sicurezza che ha effettuato il controllo verificare la veridicità di quello che nel nostro caso il lavoratore ha dichiarato, quindi verosimilmente contattare l'azienda per chiedere conferma della effettiva sussistenza del rapporto di lavoro e della effettiva ricorrenza delle esigenze lavorative. Quello che volevo specificare, perché l'abbiamo anche precisato sulla pagina del nostro sito internet,
è che l'autodichiarazione può essere liberamente resa direttamente in sede di controllo. Non c'è alcun obbligo di portarsela dietro già precompilata o di farsi rilasciare dall'azienda una sorta di salvacondotto che attesti, cioè, appunto, la sussistenza del rapporto di lavoro e i motivi dello spostamento. Tenevo a dire questo anche perché sono circolate voci, anzi addirittura sul sito della Polizia di Stato è stato pubblicato un infogramma dal quale sembra risultare che oltre all'autodichiarazione un lavoratore deve portarsi dietro anche il famoso salvacondotto. In effetti alcune aziende ci hanno riferito, questi sono stati i primi riscontri, che alcuni lavoratori fermati ad un controllo si sono visti richiedere la dimostrazione scritta della sussistenza del rapporto di lavoro. Ecco, questo vuol dire che abbiamo fatto verifiche direttamente presso la questura e dalla questura ci hanno confermato che almeno a livello locale non esiste alcuna direttiva in proposito, quindi la questura non pretende assolutamente che i funzionari che fanno il controllo esigano in loco l'esibizione di un attestato o di un'autodichiarazione già controfirmata. Quindi valgono le indicazioni che abbiamo già fornito. Se l'azienda lo ritiene per propria cautela o per evitare successive telefonate delle autorità, degli organi di controllo, può rilasciare il salvacondotto, può fare un'autodichiarazione già compilata, quello che crede. Ma non c'è alcun obbligo, la procedura normale è che si rilascia questa dichiarazione all'atto del controllo che l'autorità di pubblica sicurezza effettua. Ok, questa è la prima considerazione che ci tenevo a fare in apertura. In attesa di eventuali poi domande, a questo punto il programma prevede che ceda la parola al collega Avvocato Figurati per alcune considerazioni su coronavirus e privacy. Ma questo è pure tutto. È pure tutto. Buongiorno. In realtà non solo privacy, farò una veloce elencazione di tutte le principali problematiche in materia di giuridiche, quindi in materia di diritto del lavoro, privacy e diritto commerciale, in modo necessariamente non organico, ma accennando fondamentalmente ai problemi che più frequentemente sono stati posti in questi giorni. Una premessa necessaria è che la materia è in quotidiana evoluzione, dato che la normativa emergenziale cambia quasi ogni giorno. Kirchmann, un giurista prussiano della prima metà dell'Ottocento, diceva che basta un tratto di penna del legislatore per mandare al macero intere biblioteche giuridiche. Mai questa affermazione è stata vera come ora, per cui le cose che ora vi dico si intendono valide naturalmente solo fino al prossimo intervento normativo. Cominciamo dagli aspetti giuslavoristici, trattamento dei lavoratori, controllo e prevenzione. Su questi punti farò solo dei cenni, dei flash, dato che alcuni importanti aspetti, tra cui tutti quelli previdenziali, saranno trattati dai relatori di venerdì e da altri dai relatori che mi seguono. Le basi normative sono l'articolo 2087 del Codice Civile, secondo il quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, l'articolo 32 della Costituzione sul diritto alla salute, l'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, più i principi codicistici in materia di impossibilità sopravvenuta della prestazione e morte del lavoratore, a parte l'attuale legislazione delle emergenze di cui parlavamo. Cominciamo dal trattamento dei lavoratori. Al di là dell'ipotesi in cui il lavoratore è in malattia, o perché effettivamente malato, o perché è in quarantena, di cui vi si parlerà venerdì, ci si pone il problema di come gestire i lavoratori che l'azienda decida di non far lavorare, anche nel caso già accaduto in cui stabilisca di chiudere l'attività per un determinato periodo. Ci si chiede spesso se sia possibile utilizzare le ferie e gli eventuali altri istituti contrattuali. Nonostante circolino diverse interpretazioni, anche se solo di oggi c'è un intervento di un collega che differisce dalla mia posizione, ritengo che il termine agevolare usato dal legislatore non consenta di mettere le ferie forzate e tantomeno di anticipare le ferie ancora non maturate. A
A questo proposito, il TPCM raccomandava nella ex zona rossa di promuovere la fruizione delle ferie e raccomanda su tutto il territorio nazionale di favorire gli stessi. L'area semantica del termine favorire, così come del termine promuovere, presente nell'articolo precedente, non può, a mio avviso, essere espansa fino a fare un sinonimo di imporre. Sono tutti termini che postulano la necessità di un atto di volontà anche dell'altra parte, atto che si deve, appunto, favorire e promuovere. Le ferie sono infatti un istituto dotato di una specifica tutela costituzionale, l'articolo 36, e che ha una razza consistente nel ristoro delle energie psicofisiche del lavoratore. Senza consenso del lavoratore non credo si possa utilizzare tale diritto per uno scopo diverso da quello per il quale il legislatore lo ha creato, come ad esempio coprire circostanze in cui la prestazione del lavoratore non possa essere proficuamente utilizzata. Questo vale senz'altro per le settimane di ferie tutelate dal diritto comunitario, ma a mio avviso anche per le altre, che hanno diversa fonte, ma medesima razza. Naturalmente, con il consenso del lavoratore, tutto è invece possibile. La prescrizione del legislatore di agevolare la fruizione delle ferie fa sì anche che, in caso di richiesta delle stesse da parte del dipendente, il datore non possa rifiutare senza un più che vale. In questi casi, qualora non si possa risolvere con lo smart working, altro istituto di cui parlavamo venerdì, il lavoratore che offre la sua prestazione e la vede rifiutare potrà essere messo in sospensione retribuita in base ai principi della mora del imprenditore, di cui l'articolo 1206, salvo l'intervento di amministratori sociali. Nel 1206 si limita a dire che il creditore è in mora quando senza motivo legittimo non riceve il pagamento offerto o non compie quanto necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione, e l'articolo successivo dice che quando il creditore è in mora è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Per quanto invece concerne gli altri permessi di origine contrattuale, bisognerà vedere caso per caso e contratto per contratto. Molti di essi richiedono comunque, per determinare il momento del proprio godimento, il consenso del lavoratore. A differenza delle ferie, che hanno fonte legale e costituzionale, gli istituti di origine contrattuale, che hanno appunto origine dal contratto, possono però essere disciplinati da contratti collettivi anche aziendali. Il limite è quello dei diritti acquisiti e quindi già entrati nel patrimonio del lavoratore, che non possono costituire oggetto di disposizione. Un problema che viene spesso posto è quello del lavoratore che torna dalla malattia. A questo proposito sottolineo che il certificato medico che attesta che il dipendente è malato dal certifica anche che al termine di tale periodo è guarito e fa fede fino a quello di falso. Pertanto non vi è motivo di non farlo rientrare, anzi probabilmente c'è più da fidarsi della salute sua che di quella di chi lo ha fatto ristorare sul medico. Parliamo di privacy. Recentemente è intervenuto e ha avuto un grande eco sui giornali un intervento del garante della privacy basato sul principio di minimizzazione del trattamento dei dati, che pare escludere la possibilità per l'impresa di assumere notizie sullo stato di salute e sui precedenti spostamenti dei clienti, fornitori e terzi in genere, allo scopo di decidere se farne entrare o no in azienda. Questo intervento, a mio avviso, è da considerarsi profondamente sbagliato. I principi di minimizzazione dei trattamenti e il diritto alla privacy in genere devono infatti essere bilanciati con l'articolo 32 della Costituzione, diritto alla salute, e con l'articolo 2087 che prima vi ho letto, da cui deriva una posizione di garanzia che può trasformarsi in responsabilità penale in caso di malattia o morte del lavoratore. Solo l'audio, sarò più vicino. Non ti sento? Ok, scusate. Si rammenta altresì che i delitti di lesioni personali corpose e omicidio corposo commessi in violazione della normativa antinfortunistica costituiscono anche reati presupposto ai sensi del decreto 281/2001. Pertanto, tra i rischi cui l'impresa va incontro qualora insorgano malattie a seguito di negligenza del rispetto degli obblighi di cui l'articolo 2087 e del decreto 81/2008 di cui parleranno i successivi relatori, vi è anche questo tipo di responsabilità parapenale, oltre che naturalmente di una responsabilità penale a capo delle persone fisiche eventualmente ritenute colpevoli da autorità giudiziaria. Questo bilanciamento il garante non lo fa, come se il diritto alla privacy fosse l'unico tutelato nel nostro ordinamento. Per questo ritengo che sia legittimo chiedere ai terzi che vogliono entrare in azienda il loro stato di salute, se hanno avuto contatti a rischio e, nel caso che rifiutino di fornire tali informazioni, vietare l'ingresso.
Diverso il problema quando si tratta di dipendenti. In questo caso l'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori vieta di chiedere loro informazioni sanitarie, per esempio se hanno la febbre, mentre si potrà chiedere dei loro eventuali spostamenti in area. Veniamo ora agli aspetti di diritto commerciale. Il principio base da applicare è quello delle cause di forza maggiore. L'articolo 1463 disciplina la risoluzione dei contratti per impossibilità sopravvenuta della prestazione, dicendo: nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto. L'articolo 2256 disciplina la materia per l'obbligazione in generale, dicendo al primo comma: l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione divenga impossibile, e per il secondo comma: se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile per il ritardo della rendita. Allora, una delle ipotesi classiche di forza maggiore è il cosiddetto factum principis, che può soccorrere nei casi in cui l'adempimento dell'obbligazione sia reso impossibile da un provvedimento dell'autorità. Naturalmente, molti contratti, soprattutto internazionali, disciplinano espressamente la materia, quella che in genere nella prassi contrattuale è chiamata force majeure. Bisogna dunque, soprattutto quando ci si confronti con realtà di common law, guardare sempre con attenzione le clausole contrattuali. Si rammenta infatti che in tali ordinamenti, sprovvisti di una vera e propria legislazione codicistica, il contratto spesso disciplina materie che nei nostri ordinamenti di cosiddetto civil law sono regolate dalla legge. Occorre tenere presenti anche le realtà territoriali. Nei casi in cui per eseguire il contratto si debba attraversare il territorio di uno Stato che ha previsto la sospensione dei servizi di trasporto merci, la forza maggiore sarà difficilmente negabile. Quando finalmente sarà terminata l'emergenza sanitaria, insomma, ci si troverà di fronte inevitabilmente a ritardi e mancanze di conformità nell'adempimento delle obbligazioni. Un'ulteriore distinzione dipende dalla tipologia di obbligazione. Per quanto concerne le obbligazioni pecuniarie, va tenuto presente che il mancato pagamento dell'obbligazione pecuniaria è sempre colpevole, e cioè non è mai giustificato. Per quanto riguarda difetti, vizi, mancanze di conformità, si deve ritenere che valgano le regole ordinarie, spetterà all'acquirente o al committente provare i vizi, e il venditore o l'appaltatore dovrà provare o la correttezza dell'esecuzione, oppure che il vizio è dovuto a causa a lui. Per quanto invece concerne l'obbligazione di dare, consegnare merce o fare, per esempio, appalto, la disciplina è diversa. Nel caso dei ritardi di consegna o di esecuzione di un'opera o di un servizio, sarà più probabile che venga opposta con successo la causa di forza maggiore. Non ho potuto adempiere perché dalla Cina, a causa dell'epidemia, non mi è pervenuta la materia prima o la merce o se ne è lavorato. Oppure anche nella fattispecie del factum principis, di cui si parlava prima. Non ho consegnato perché il governo ha bloccato i trasporti. Tenete presente che in sostanza vale la regola di cui l'articolo 1218 del Codice Civile, per cui il debitore dell'obbligazione di pagamento, di fare, di dare, consegnare, è responsabile per l'inadempimento o per il ritardo, se non prova che l'impossibilità della prestazione deriva da causa a lui non imputata. Le norme sopra richiamate si possono tutte ricondurre al concetto espresso da detta norma e in generale valgono anche nei contratti internazionali, cioè nel caso in cui la merce viaggi da un paese a un altro o i contraenti siano di differenti nazionalità. Una disciplina speciale, di cui adesso accenno ma non tratto proprio perché è particolare o settoriale, è data dall'articolo 28 del decreto legislativo 9/2020, che disciplina, appunto in modo speciale, l'impossibilità sopravvenuta nella materia dei contratti di trasporto e della vendita dei pacchetti turistici, prevedendo l'alternativa fra risarcimento o l'emissione di un voucher. Come dicevo, questo è più che altro un elenco di questioni, ma sono poi a disposizione per le vostre domande. Grazie. Bene. Abbiamo quindi adesso l'intervento sulla parte invece della sicurezza, quindi per quanto riguarda l'aggiornamento del TVR e delle regole sanitarie, lascio la parola ad Andrea
in maniera tale che così possa dare alcune indicazioni su questo. Ho visto che intanto nel mentre ci sono un po' di domande che si... Ne ho vista una. Diciamo, poi le verifichiamo nella parte finale. Andrea, a te la parola. Grazie, buongiorno a tutti, anzi buonasera. Allora, io comincio a fare un discorso in merito alle misure igienico-sanitarie. Ci sono due livelli di misure igienico-sanitarie che in azienda si possono fare. Una sono quelle obbligatorie per legge dovute ai decreti ministeriali, che ormai sono state diffuse da tutte le parti, ma che vale sempre la pena riprendere. Ovvero lavarsi le mani in modo frequente e con detergenti adeguati oppure con soluzioni idroalcoliche. E evitare di avere contatti ravvicinati con gli altri individui. Allora, su questo aspetto volevo già subito dire una cosa. Siccome è uno degli elementi fondamentali la distanza interpersonale per evitare il contagio, è assolutamente fondamentale che se in azienda si continua a lavorare come giusto che sia, ci sia però l'applicazione pedestre di questa regola molto semplice che prevede la distanza interpersonale di almeno un metro, come dice il decreto, ma che diventa anche qualcosa di più se andiamo a leggere quello che c'è nella definizione di contatto stretto della circolare del Ministero della Salute, ovvero si intende come contatto stretto una persona che ha avuto un contatto diretto con un soggetto positivo a distanza minore di 2 metri per una durata superiore a 15 minuti. Quindi dal mio punto di vista, nel momento in cui in azienda ci sono persone che lavorano, una delle regole principali è quella di organizzare il lavoro in modo tale che ciascuna persona nella propria postazione di lavoro abbia la possibilità di mantenere una distanza di almeno 2 metri, visto che il tempo sarà probabilmente superiore a 15 minuti. Questa è una regola di per sé semplice, ma è molto molto importante, perché sia durante lo svolgimento della lavorazione, quindi della mansione del singolo individuo, ma soprattutto nei momenti di utilizzo di spazi comuni, non va mai dimenticata questa regola. Per cui sicuramente va organizzato il lavoro in modo tale che negli uffici, nei laboratori, nelle officine ci sia sempre una distanza interpersonale di almeno 2 metri per ciascuna persona. La stessa cosa vale per i luoghi condivisi, ad esempio la mensa. Ci sono aziende che ad esempio hanno adottato il criterio, siccome hanno i tavoli, quelli con le sedie fisse per 4 postazioni, di rendere disponibile un tavolo per ciascun dipendente a rotazione. E anche nella coda dell'eventuale servizio di mensa, magari un self-service, mantenere la distanza interpersonale adeguata. Così come la macchinetta del caffè, per esempio, permettere magari l'utilizzo della macchinetta del caffè una persona per volta, cercando di controllare che vengano rispettate queste distanze di sicurezza. La stessa cosa per altri spazi comuni, quali ad esempio lo spogliatoio. L'utilizzo dello spogliatoio va regolamentato in questo senso. Non possiamo avere persone che si accalcano tutte quante insieme nello spogliatoio o avere persone che si cambiano contemporaneamente senza poter rispettare questa regola di base, che secondo me è la principale rispetto a tutte le altre. La stessa cosa vale per i servizi igienici. Io ho già visto un quesito che chiede se è obbligatorio o si può imporre al lavoratore di lavarsi più spesso le mani. Adesso ci arrivo. Quello che però vorrei che fosse chiaro è che in quest'ordine di informazioni e di regole siamo a livello di raccomandazioni dei decreti ministeriali. Quindi queste sono regole che valgono per tutti i cittadini e per chiunque, per qualunque individuo. Nel momento in cui entro in un'azienda, così come posso entrare in un negozio, è lasciato sostanzialmente, nel caso dell'azienda, al datore di lavoro e nel caso del negozio, al gestore, il rispetto di queste regole. Allora, questo diventa un po' complicato perché mentre la raccomandazione è relativa a ciascun individuo e quindi bisogna puntare molto sulla sensibilizzazione delle persone a rispettare queste regole, per poter imporre, quindi dare degli obblighi, secondo me è necessario che a questo punto si introduca una disposizione con il supporto di una valutazione dei rischi vera e propria. Perché finché noi cerchiamo di far rispettare, di condividere
e di rendere sensibili le persone al rispetto di queste raccomandazioni, possiamo anche, non diciamo di fatto aggiornare il DVR, ma rimarranno pur sempre delle raccomandazioni. Nel momento in cui però si ritiene opportuno dare delle regole precise e magari anche qualcosa in più, come per esempio le regolamentazioni di cui parlavo prima, l'ingresso in mensa controllato, l'utilizzo della macchinetta del caffè, sono tutte indicazioni che chiaramente nei decreti non sono indicate, che però sono di buon senso e nascono in azienda da una valutazione che deve essere fatta per la condivisione di spazi comuni. Allora, a questo punto si può sicuramente dare un maggior valore al rispetto di queste regole in azienda, appoggiandosi allo strumento fondamentale che è la valutazione dei rischi. E non mi riferisco necessariamente alla valutazione del rischio biologico, che di per sé nell'81 è prevista, ma è chiaro che fa riferimento o all'uso di biologici intenzionali, oppure comunque a situazioni in cui in azienda ci siano degli agenti biologici. Faccio l'esempio della legionella, piuttosto che dei batteri che si possono accumulare nei liquidi che vengono utilizzati magari per lubrificare le lavorazioni meccaniche. In questo caso magari siamo a un livello superiore, quindi voglio dire, se si potrebbe ad esempio definire un piano di emergenza specifico per la circostanza appunto di emergenza, alla pari del piano di emergenza antincendio di esodo generale, che però consenta di valutare quali sono i propri rischi in azienda nei confronti della presenza di questo virus, che comunque non può essere ignorata perché ormai è conclamato, e siccome sto chiedendo ai miei dipendenti di stare nell'azienda per lavorare, è ragionevole che il datore di lavoro e tutta l'organizzazione si prenda in capo e in carico anche la regolamentazione degli spazi e delle modalità di lavoro. Per cui da qualche parte, nel modo più diciamo teorico, andrebbe fatto nel DVR, ma si può anche, secondo me, utilizzare un piano di emergenza, magari ad hoc, all'interno del quale viene deciso che le distanze di sicurezza si rispettano non solo con lo spazio fisico, ma anche lavorando o utilizzando gli ambienti in modo alternato, in modo più prolungato nel tempo. Quindi, come dicevo prima, lo spogliatoio ha ingressi controllati, il servizio igienico ha ingressi controllati, la mensa ha ingressi controllati. Questo, a mio avviso, potrebbe essere una soluzione che permetta comunque anche di avere il sostegno documentale condiviso chiaramente dal medico e dall'RLS per poter dare delle regole aziendali di comportamento. Per quanto riguarda invece le misure di prevenzione di cui stiamo parlando sono da applicarsi in quali casi? Allora, si applicano sicuramente nelle lavorazioni ordinarie, quindi chiunque si presenta al lavoro e lo consideriamo di fatto potenzialmente un soggetto sano rispetta queste regole. La stessa cosa vale in tutti quei casi in cui, e poi più successivamente Roberto Rinaldi farà magari un decalogo dei vari casi possibili in azienda, però io ne voglio citare almeno un paio, giusto per di carattere generale. Il primo è un lavoratore che non è di fatto positivo, ma che viene identificato come sospetto perché è in attesa, ad esempio, di un test, dell'esito del test del tampone. Allora, una persona che di fatto è sana, ma che magari è stato sottoposto ha una precauzione oppure sta aspettando l'esito di un test, secondo me va trattato come gli altri lavoratori perché ha diritto ancora di lavorare, ma non deve va trattato con le stesse distanze di sicurezza di tutti gli altri. Nel caso, una cosa che viene chiesta spesso, che volevo anche affrontare, era il discorso di cosa faccio se mi viene notificata un caso di positività di un lavoratore. Allora, nel momento in cui si ha questa notizia, la notizia, tanto per cominciare, deve arrivare necessariamente dal lavoratore stesso. Quando è che si ha la certezza di un caso di positività? Quando esistono sostanzialmente due condizioni. Il lavoratore presenta sintomi simili influenzali, quindi tosse, starnuti, febbre, difficoltà respiratorie, e contestualmente, questa verifica la fa chiaramente l'ASL, rientra tra i casi cosiddetti a contatto stretto. Per cui, se coesistono queste due condizioni,
l'ALS si attiva per fare un test, il classico tampone al lavoratore. Il tampone viene fatto quindi a una persona sostanzialmente malata, che di per sé dovrebbe già essere in mutua a casa perché è malata. Nel momento, quindi questo succede e allora il lavoratore comunica all'azienda di essere in attesa dell'informazione di positività. Cosa fa l'azienda quando riceve questa informazione dal lavoratore? Allora, un'altra precisazione, l'ASL comunica con il cittadino, con il lavoratore, ma in qualità di cittadino, per cui quando la persona sostanzialmente è a casa con i sintomi e telefona all'ASL, comunica di essere tra uno di quei casi perché è stato a contatto con una persona che aveva il virus, perché è passato in zone che in realtà ormai non esistono più, ma è stato in precedenza in zone che erano classificate come rosse, l'ASL decide sulla base di queste informazioni che vengono riferite al telefono se procedere con un approfondimento oppure no. Nel momento in cui il lavoratore viene a conoscenza dell'esito del test e il test fosse positivo, deve comunicarlo all'azienda, ovvero risorse umane, direzione, RSPP. La procedura dovrebbe prevedere che da parte dell'ASL venga informato il lavoratore di tutti i contatti stretti che lui ha avuto nei 14 giorni precedenti. Il consiglio che vi posso dare in azienda è di ricostruire internamente nella vostra azienda, a vostra volta, quelli che sono stati i contatti stretti dell'ultimo periodo di quel lavoratore, in modo tale da far tornare, diciamo così, i conti rispetto a quello che chiederà l'AS per quel lavoratore. Per questi lavoratori che però rientrano nell'elenco dei soggetti considerati a rischio perché sono quelli a contatto stretto col caso positivo, la raccomandazione è quella comunque di attivare la quarantena. In teoria l'AS chiede la stessa cosa a queste persone contattandole singolarmente e di conseguenza Si avrà poi anche la disponibilità per poterli mettere, diciamo così, in mutua. Ma se questo non avvenisse in tempi rapidi, è a mio avviso ragionevole, proprio nell'ottica di valutazione dei rischi che dicevo prima, che l'azienda si attivi per una quarantena di questi soggetti. Ok. Un'altra cosa che posso ancora aggiungere è il discorso delle mascherine. Allora, la mascherina è indicato nelle circolari del Ministero della Salute e serve sostanzialmente a evitare che una persona considerata potenzialmente positiva o contagiata o comunque malata possa contagiare altre persone. Quindi la mascherina serve a proteggere se stessi più che gli altri. È chiaro che se io decido di metterla a prescindere, eviterò di, mentre parlo, espellere queste famose particelle di saliva e quant'altro. Per cui se in qualche azienda decidesse di adottare la mascherina, ammesso che si riesca ancora a trovare, oppure, come capita in alcuni casi, la casa madre di nazionalità tedesca piuttosto che di un altro paese imponesse all'azienda italiana di fare uso della mascherina, secondo me, siccome una precauzione in più rispetto a quanto previsto nel decalogo delle misure igienico-sanitarie, anche questo dovrebbe rientrare in un'ottica di obbligo che deriva dalla valutazione dei rischi che è stata fatta. In ultimo, faccio ancora un cenno al discorso, se posso, dimmi tu Daniela se ho ancora tempo, ok? Al discorso della misura della temperatura che moltissimi hanno fatto e moltissimi chiedono. Allora, faccio una premessa molto semplice. Misurare solo la temperatura serve fino a un certo punto, perché il fatto di avere la febbre non è l'unico sintomo che mi permette di determinare se una persona è malata oppure no. Detto questo, far misurare la temperatura dei soggetti che non sono medici, non sono infermieri, come potrà confermare anche Savino, fatto fare a un sorvegliante piuttosto che a una centralinista, piuttosto che a chiunque sia sulla porta dell'azienda, va un po' in conflitto con quello che è la determinazione dello stato di salute che non è possibile fare secondo l'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, per cui io onestamente vi suggerirei di non fare la misura della temperatura, tutt'al più si potrebbe, se esiste un'infermeria o un locale idoneo, lasciare a disposizione dei termometri in modo tale che le singole persone possano misurarsi la febbre e determinare eventualmente se stanno male oppure no, però
a questo punto tanto vale che lo si faccia a casa prima di venire a lavorare, perché è inutile farlo quando mi presento in azienda. Quindi io sono dell'avviso che la pratica della misura della temperatura sia una cosa che si può tranquillamente evitare. Dopodiché direi che per adesso può bastare così, poi se ci sono domande ben volentieri. Bene, adesso quindi abbiamo un attimo trattato tutta una serie di argomenti, torniamo un attimo di nuovo con Roberto che ci darà ancora delle indicazioni sulla sicurezza. Okay. Perfetto. Allora, intanto sì, volevo tornare un secondo sull'argomento della circolazione delle persone e delle merci, anche perché sono arrivati alcuni quesiti. Allora, intanto mi sono dimenticato di premettere prima che le regole che ci sono adesso, ma è già stato detto anche da altri colleghi, valgono oggi e chissà se domani, perché il presidente Fracasso in premessa aveva raccontato di questa più, quella che più che un'idea di far sì che la Lombardia e a ruota il Piemonte diventino più che zone arancioni, due zone, quasi di nuovo due zone rosse, e quindi con limitazione agli spostamenti più pesanti. È chiaro che se ove succeda tutto questo, le regole che ci sono, almeno per le regioni che faranno eccezione, andranno riviste. Due brevi precisazioni. Allora, come posso comprovare il fatto che io mi sto spostando per motivi di lavoro, che sia un lavoratore che sta andando a lavorare o fa ritorno a casa, o che sia un corriere, un fattorino, un autotrasportatore che sta trasportando delle merci in un'altra azienda, in un altro luogo. Ripeto ancora una volta, non è scritto da nessuna parte, e la questura l'ha confermato, che ci si debba portare dietro necessariamente un salvacondotto aziendale, quindi un'attestazione della sussistenza del rapporto di lavoro e dell'orario di lavoro, né quel modulo di autocertificazione già precompilato. Il fatto che ci sia nella condizione di lavoratore, che ci si stia spostando per motivi di lavoro, nel caso del cosiddetto rischio in itinere, cioè degli spostamenti che si fanno per andare a lavoro e tornare, può essere comprovato anche dall'esibizione del badge, del tesserino aziendale o di quant'altro. Nel caso si trasportino delle merci in orario di lavoro, normalmente si ha una documentazione giustificativa che una volta si chiamava bolla d'accompagnamento, adesso non si chiama più così, mi pare che si chiami documento di trasporto, e quindi non ci sono problemi. Ho visto un quesito col quale si chiedeva: ma oltre a comprovare il fatto che io sono un lavoratore che mi sto spostando per motivi di lavoro, devo anche essere in grado di dimostrare all'autorità di pubblica sicurezza che mi ferma che io mi sto andando a lavorare perché per N motivi l'azienda nei miei confronti non poteva disporre lo smart working o il lavoro agile. Adesso, senza entrare nell'argomento del lavoro agile che sarà oggetto del prossimo webinar, diciamo, io non esiste da nessuna parte che io sia obbligato a dimostrare anche questo. Io sto andando per motivi, sto andando a lavorare perché non c'era alcun bisogno che io facessi lo smart working, o perché io appartengo a una categoria di lavoratori per i quali lo smart working non può essere applicato. Sicuramente un autista non può lavorare in smart working, o un operaio addetto a una pressa non può fare altrettanto, ma non ho alcun bisogno di dimostrare alla pubblica sicurezza che nei miei confronti non è stato possibile ricorrere al smart working. E neppure l'azienda, se interpellata dall'autorità di pubblica sicurezza successivamente, è tenuta a fornire questa spiegazione. In attesa di altre eventuali domande su questo argomento, volevo tornare solo un attimino su quello che ha detto Andrea Pinna a proposito della trattazione dei casi concreti che si possono presentare in azienda. Allora, intanto facciamo una prima precisazione. Il caso normato più evidente è quello che il lavoratore che presenti sintomi evidenti, simili influenzali, l'articolo 1,1 lettera B, mi sembra, del DPCM dell'8 marzo, tra l'altro ripeto, è uscito il DPCM 9 marzo, ma quello dell'8 marzo in gran parte è rimasto in vigore, non è stato
eliminato. Allora, l'articolo 1,1 di questo decreto dice che se si ha la febbre superiore a 37,5 gradi e si presentano difficoltà respiratorie, bisogna assolutamente, è altamente consigliato, quindi lo si lega come un obbligo, starsene a casa, se si è al lavoro tornarsene a casa e contattare subito il medico curante. Di lì si sviluppa tutta quell'indagine che ha già illustrato Pinna, quindi il medico curante valuterà se il caso che gli viene presentato rientra nella casistica dei casi sospetti e se è un caso sospetto avvierà tutta la procedura di indagine che è stata prevista dal Ministero della Salute, che potrebbe anche portare all'accertamento della positività alla Covid-19. Tra l'altro, col termine Covid-19 si identifica la malattia che è originata dal coronavirus. Non è il coronavirus che si chiama Covid-19, ma la malattia. Nel caso di un lavoratore, come si dice in gergo medico, paucisintomatico, cioè che presenta sintomi lievi, oppure di un lavoratore che non ha sintomi ma in condizioni fisiche, sanitarie, di salute particolari, cioè a delle situazioni patologiche pregresse, eccetera, che cosa devo fare? In realtà quello che devo fare, la normativa in vigore me lo dice nettamente, nel caso che vi ho appena detto, febbre superiore a 37,5 gradi più difficoltà respiratorie, nel caso che, di cui parlo subito dopo, del contatto stretto con casi accertati di Covid-19, o nel caso che si rientra in Italia da paesi considerati a rischio epidemiologico dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Altri casi non vengono presi in considerazione netta, per cui vanno gestiti appunto caso per caso in azienda col lavoratore e direi suggerendo l'azienda, coinvolgendo necessariamente anche il medico competente. È ovvio, ad esempio, non c'è alcuna evidenza epidemiologica sul fatto che siano necessariamente e molto più esposte di altre persone al coronavirus e quindi a rischio di contrarre il Covid-19 le donne in gravidanza. Però è chiaro che se c'è una lavoratrice in gravidanza, qualche cautela in più può essere prevista, anzi dovrebbe essere prevista, e quindi ad esempio, ove possibile, il ricorso allo smart working nei confronti di queste persone è altamente consigliabile. Detto questo, e questo vale sia per le donne in gravidanza, sia, ripeto, per persone che non presentano sintomi evidenti, influenzali, che possono far pensare alla Covid-19, però hanno delle patologie, delle situazioni patologiche in atto che suggeriscono una certa cautela, che, ripeto, andrebbe valutata caso per caso di concerto col medico competente. Accennava Andrea Pinna la condizione di contatto stretto. Ora, nel caso in cui in azienda venga accertata una situazione di contatto stretto, apro la parentesi, che vuol dire aver condiviso lo stesso ambiente chiuso, forse è già stato detto, con altri colleghi per più di 15 minuti a meno di 2 metri di distanza, qui l'importanza di ciò che ricordava il collega sulla distanza dei 2 metri, oppure essere stati anche qui per almeno 15 minuti a distanza di meno di 2 metri faccia a faccia con un altro collega. C'è addirittura un caso che spero non capiti mai, quello di aver maneggiato un fazzoletto di carta buttato a terra da un'altra persona. Spero che, insomma, che le normali regole di educazione igienica suggeriscano di adottare questo comportamento. Allora, nel caso in cui in azienda un lavoratore venga accertato positivo alla Covid-19, la stessa struttura sanitaria che ha preso in considerazione il caso chiede e poi interpella l'azienda se ci sono lavoratori che sono stati in contatto stretto con quello che è stato col lavoratore che è stato accertato positivo, cioè col caso 1, diciamo, perché nei loro confronti scatta di default, l'ha prescritto il Ministero della Salute, una quarantena di 14 giorni obbligatoria nel caso in cui siano asintomatici, cioè abbiano avuto un contatto stretto ma non presentino altri sintomi evidenti. Nel caso che siano anche pauci sintomatici, di norma viene disposto nei loro confronti il tampone, con le conseguenze che se il tampone è positivo
scatta tutta la procedura di cautela, tutti gli accertamenti del caso che sono previsti ordinariamente. Se il tampone è negativo, comunque il contatto stretto viene posto in quarantena obbligatoria per 14 giorni. Quindi è importante, già prima ancora che il lavoratore che si è assentato dal lavoro e è rimasto a casa venga dichiarato positivo alla Covid-19, che l'azienda, di concerto sempre col medico competente, comincia a interrogarsi prima sulle persone, sui colleghi che possono essere stati in contatto stretto con lui, perché tanto sono notizie che la struttura pubblica viene poi a chiedere comunque. Un'altra casistica che merita di essere attenzionata è quella dei lavoratori che sono magari asintomatici, ma che a un certo punto vengono a dire all'azienda, oppure che l'azienda sa a notizia che siano a loro volta stati in contatto stretto con casi positivi di Covid-19 al di fuori della cerchia lavorativa. Pensiamo a un lavoratore in cui familiari, cui coniuge, figli o quant'altri vengano trovati positivi. In questo caso dovrebbe scattare tutta la procedura cautelativa che è già stata illustrata da Pina, che ho appena ricordato. E quindi è importante per le aziende sensibilizzare i datori su questo aspetto. Cioè, mi raccomando, anche se non avete sintomi, ma salta fuori che siete stati in contatto stretto con altre persone al di fuori della cerchia lavorativa, perché vi ricordate che siete andati al cinema con loro una volta, che avete stretto la mano a qualche vostro amico che poi è stato risultato positivo, o che avete viaggiato in aereo nella fila accanto o in quella dopo ancora rispetto a persone di cui sapete poi che c'è stata un'evoluzione positiva alla Covid-19, segnalatecelo, perché anche qui scatta tutta la procedura cautelativa che ho già detto. Bisogna assolutamente lasciare a casa queste persone, bisogna dire loro che contattino il medico di famiglia e di lì si sviluppa tutta la procedura che abbiamo già detto. L'ultimo caso, e chiudo, è quello dei lavoratori che rientrano in Italia dopo aver soggiornato nelle ultime 2 settimane in un paese considerato rischio epidemiologico dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra l'altro leggevo l'ultimo rapporto, per capire quali siano questi paesi, insomma basta leggere i rapporti che giornalmente l'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica. Tra l'altro l'Italia ormai è al secondo posto dopo la Cina come rischio epidemiologico, abbiamo sorpassato la Corea, ho detto, dall'ultimo rapporto. Ecco, in questo caso scatta una procedura anch'essa normata dal DPCM 8 marzo, che impone al lavoratore che rientra, e anche qui è importante che l'azienda ricordi l'importanza di osservare questa norma, che impone, dicevo, al lavoratore che rientra di contattare subito il medico curante e il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AS competente per territorio, che prescrivono nei suoi confronti innanzitutto una domiciliazione cautelativa, e nel caso ritengano che vi sia, nel caso ritengano che occorra procedere a ulteriori accertamenti, anche in questo caso prescrivono la sorveglianza sanitaria e il prolungamento della domiciliazione, quindi una quarantena, cioè una quarantena non obbligatoria ma altamente consigliata. Quindi ci sarà un periodo di osservazione di 14 giorni. Nel caso poi che la situazione si evolva in negativo, che questo lavoratore a distanza anche di pochi giorni presenti sintomi, scattano tutti gli accertamenti del caso. Quindi anche questo è una situazione da attenzionare, perché sicuramente le aziende sanno quali sono stati i movimenti di lavoro all'estero, se ce ne sono stati, dei loro lavoratori negli ultimi 14 giorni, ma magari non sanno se qualcuno è stato all'estero nel weekend per motivi suoi, e quindi è importante acquisire anche queste informazioni. Io avrei finito. Ti ricedo la parola, mi allontano a distanza di sicurezza. Allontanandoci a distanza di sicurezza, come giusto che sia, inizio a, come dire, trattare le principali domande che ci sono arrivate, di cui alcune hanno già trovato risposta nelle indicazioni che i colleghi vi hanno fornito, però facciamo un breve riepilogo, giusto perché così almeno possiamo dare un'immagine completa. Allora, una delle prime domande: possiamo obbligare i dipendenti a lavarsi le mani con appositi detergenti al momento di inizio e termine turno
o accesso alla mensa? Sicuramente sì. La risposta dell'avvocato Figurati è sicuramente sì. Quindi sì, si possono fare, bisognerà quindi, suppongo, apporre un cartello, un'indicazione e mettere a disposizione il detergente che si ritiene opportuno, quindi il detergente disinfettante che è utile metterlo, e se si è prima di una mensa magari mettere un dispenser prima dell'accesso a quest'area con l'obbligo di indicazione di utilizzarlo. La seconda domanda era, dalle nuove disposizioni da parte del governo ci sarà la possibilità di recuperare i giorni di ferie dei dipendenti al termine del periodo di emergenza? Vediamo cosa dice. Bisogna vedere quindi che cosa dirà il prossimo decreto. Gli italiani hanno già comportato il fatto delle ferie, le ferie sono ferie, ma... Allora, devo dire che abbiamo una task force non solo costantemente, ma anche su questo webinar. Infatti il dottor Grattagliano mi stava indicando che le ferie sono ferie, qualora invece, come dire, ci siano delle indicazioni, degli accordi diversi tra il datore di lavoro, lì è una questione che si contratta, però per il momento le ferie sono ferie, quindi se sono prese ferie e sono usufruite. E cosa farà la legge in futuro? In questo caso particolare il decreto potrebbe dare delle indicazioni diverse, ma finché non esce non abbiamo indicazioni in tal senso. Se il datore di lavoro, intanto stai a casa, poi vediamo come coprire, allora è un'altra cosa. Se invece sono state concordate le ferie, l'istituto è stato utilizzato, basta. Ok. Poi ne parliamo. Ne parliamo comunque venerdì su questi aspetti, così, anche perché in teoria è previsto che esca questo decreto proprio venerdì mattina, quindi riusciremo poi venerdì a fornirvi delle indicazioni in tal senso. Ma non è detto, dipende a che ora esce venerdì. Altrimenti ci saranno poi delle puntate. Come diceva il presidente Fracasso all'inizio, questa tipologia di webinar servono proprio per cercare di dare il più possibile delle risposte puntuali. I colleghi più volte vi hanno detto che quello che sono le indicazioni attuali valgono oggi, ma se ci fossero delle disposizioni diverse non è detto che quindi domani siano ancora valide, altresì le indicazioni che possono, come dire, venire fuori, che possono appunto essere decretate, il decreto che può venire fuori venerdì nel webinar che faremo alle 12 riusciremo a darvi delle indicazioni. Non è detto che siano tutte, anche perché veramente qua i nostri esperti stanno lavorando costantemente per riuscire a dare le interpretazioni corrette a tutte le norme, quindi se capirete bene che se il webinar è alle 12 e il decreto esce alle 11.30, alle 12 non riusciremo a fornirvi tutte le indicazioni interpretative necessarie, ma piano piano ve le forniremo. Di sicuro vi daremo degli aggiornamenti su questa tematica. Un'altra domanda che era uscita era circa di nuovo la circolazione delle persone, relativamente a, la domanda era, i tecnici che svolgono attività di manutenzione degli autolavaggi e si muovono tra un punto vendita e l'altro con il furgone possono usare il solito modello di autocertificazione? Nuovamente, usare nel senso che se vengono fermati un controllo lo compilano. Ribadisco ancora una volta che portarsi dietro l'attestato, l'autodichiarazione già precompilata o un'attestazione dell'azienda sulla sussistenza del rapporto di lavoro, eccetera, può essere una cautela in più, ma non è obbligatoria. Quindi chi vuole, chi ritiene di farlo, lo faccia, se no, se il lavoratore viene confermato, dichiarerà se tutto sta. Ok, poi un'altra domanda, agenti di commercio con monomandato sono assimilabili al lavoratore dipendente per gli spostamenti? Esempio, necessità di visitare un cliente per spiegare come utilizzare un prodotto? Direi di sì. Sì. Si spostano per motivi di lavoro. Certo. Questo vale sia per i dipendenti, sia per i lavoratori autonomi, sia per qualsiasi altra figura professionale. Ok. Fino ad oggi, poi... Certo. In principio vale sempre per tutti. Che precauzioni potrebbero essere prese per manipolazione di oggetti comuni, ad esempio maniglie delle porte, tasti di selezione delle macchinette del caffè? Dobbiamo mettere a disposizione dei guanti sterili monouso.
Sì, Daniela, questa è una cosa a cui avevo già in effetti pensato anch'io. Allora, dal momento in cui potenzialmente le particelle di saliva contenenti il virus si depositano sugli oggetti di uso comune, quindi le maniglie piuttosto che i pulsanti della macchinetta, o io riesco a igienizzare con una certa frequenza, oppure effettivamente l'idea potrebbe essere anche quella di usare dei guanti monouso in lattice o in nitrile per aprire le porte, piuttosto che soprattutto degli ambienti tipo i servizi igienici. Questo secondo me è un buon consiglio, ecco, non è assolutamente un obbligo, però è un buon consiglio. Perché tanto l'alternativa è da parte delle persone, perché lo vediamo fare anche nei garage, per esempio, aprire le porte coi gomiti piuttosto che coi piedi, perché non vogliono toccare con le mani. Il contagio avviene spesso e volentieri, ed è una delle raccomandazioni indicate nelle misure igienico-sanitarie, toccandosi con le mani, naso, bocca e occhi soprattutto. Un altro elemento che ho potuto così constatare ascoltando degli esperti è la congiuntivite. Toccandosi gli occhi, uno dei primi sintomi è anche la congiuntivite, per esempio. Sfregarsi gli occhi, il naso, la bocca è una cosa abbastanza frequente, per cui è chiaro che se io non tocco con le mani nude o me le lavo istantaneamente, elimino la presenza potenziale del virus. L'idea di usare un guanto monouso è sicuramente una buona precauzione, secondo me. Ok, grazie. Poi abbiamo ancora un altro 4-5 domande. Se ce ne sono altre, comunque scrivete, così nel mentre le gestiamo. La circolazione va intesa solo per gli spostamenti tra comuni o anche all'interno dello stesso comune? Anche all'interno dello stesso comune. Ok, quindi bisogna sempre, qualora ci sia una verifica, eventualmente compilare la certificazione. Poi, se posso inserire una nota di colore... Mia cognata ieri è stata fermata dai vigili urbani, stava andando a fare la spesa, gli ha chiesto cosa stava facendo. Sto andando a fare la spesa. Ma perché non stai andando nel negozio più vicino a casa tua? Ecco questo. Però voglio dire, è stata fermata, al di là di questa nota di colore, è stata fermata all'interno dello stesso territorio comunale. Ok. Poi... Quindi, se smart working è attivato dall'azienda per personale impiegatizio, l'impiegato deve lavorare in smart working o può continuare a recarsi in ufficio? E c'è un obbligo nel momento in cui lo smart working è attivato, per cui deve per forza essere svolta l'attività lavorativa in smart working, oppure l'impiegato può comunque recarsi? Decide il datore di lavoro. Non c'è una regola generale. Ok, quindi in funzione delle indicazioni del datore di lavoro. Poi, operaio immunodepresso che non possa usufruire di smart working, è il medico competente che deve dare direttive di come procedere? Dicevo prima, io non sono un medico, adesso poi sento anche cosa magari può aggiungere Andrea Pinna, ma è chiaro che in questo caso andrebbe gestito dal datore di lavoro prima di prendere decisioni col medico competente, insomma, è quello preposto alla sorveglianza sanitaria. Non so se Andrea hai qualcosa da aggiungere. Sì, no, sono perfettamente d'accordo. Io direi che in questa fase il confronto e l'appoggio del medico competente sia necessario e indispensabile, farsi assolutamente suggerire e consigliare, anche perché loro hanno comunque anche delle direttive da parte delle loro associazioni di medici, per cui secondo me vale la pena ascoltare le loro indicazioni e sicuramente sì, sono d'accordo. Sì. Ok, se il lavoratore asintomatico è stato in contatto con una persona positiva già accertata, deve stare a casa per 14 giorni. Ma se nel frattempo nessuno gli facesse fare il tampone, come mi devo comportare con i colleghi che sono stati in contatto con lui? Il tampone, se è asintomatico, deve fare. Esatto. Quindi, come diceva il collega Figurati, il tampone... Prego solo di avvicinarsi. Sì, il tampone, se un soggetto asintomatico non lo fa. Non viene fatto. Verificano, lo si mette in quarantena per 14 giorni, perché questa, si è avuto il contatto stretto con una persona accertata.
glielo possono fare se durante quei 14 giorni presenta sintomi, perché in presenza di sintomi e contatto stretto il caso diventa sospetto Covid-19 e quindi scattano tutti gli approfondimenti del caso. I colleghi, secondo me in questo caso qui l'unica cosa che si può fare è mantenere le distanze. Ecco, proprio uno di quei casi che dicevo prima. Si possono, secondo me, far lavorare facendo rispettare sempre comunque le distanze di sicurezza di cui parlavamo prima. È chiaro che poi nel momento in cui si avesse la notizia che questo soggetto diventasse positivo perché manifesta i sintomi, allora nel frattempo di queste persone io dovrei aver fatto in qualche modo una lista, perché potenzialmente a contatto stretto, e quindi li metterò successivamente in quarantena, però secondo me solo in un secondo momento, tanto nel frattempo li tengo distanti, e se no dovrei lasciare a casa tutti da subito, non ne usciamo vivi, ecco. Esatto, non so, giusto per ricollegarmi ancora a questa cosa, vengono presi in considerazione e disciplinati i casi, ovviamente accertati positivi, e i contatti stretti, come vi ho detto prima, con gli accertati positivi. Ma chi è stato in contatto con un contatto stretto non è a sua volta un contatto stretto, quindi vale quello che ha appena detto il collega. Al limite concordi delle misure cautelative, un po' più di isolamento, una distanza maggiore o quant'altro, è ovvio che se il contatto stretto che è in quarantena evolve la situazione del contatto stretto in quarantena evolve in modo negativo e la persona viene poi ritrovata positiva alla Covid-19, chi è stato in contatto con lui diventa a sua volta contatto stretto, quindi dovrebbe, ma solo in quel caso lì. Esatto. Il contatto del contatto stretto di per sé non va trattato in modo specifico, se non con delle misure magari di ulteriore cautela, sicuramente non di carattere sanitario. Posso fare ancora una precisazione, per favore? Perché forse ci sono alcune lavorazioni, mi riferisco ad esempio banalmente all'abitacolo di un autoveicolo, piuttosto che dove magari sono presenti più persone contemporaneamente a allestire, montare. Ecco, queste situazioni in azienda vanno ripensate, nel senso che in questo momento io devo assolutamente evitare di avere più persone nell'arco di 2 metri. In molte situazioni lavorative questa cosa non è detto che sia così immediata, perché in una catena, in delle postazioni fisse, è abbastanza semplice, ma in ambienti dove io la lavorazione la devo svolgere necessariamente a contatto ravvicinato, faccio anche solo l'esempio del trasporto di un oggetto con 2 persone, ad esempio, ecco, bisognerà fare molta attenzione a riorganizzare un attimo il lavoro per evitare queste situazioni, ok? Quindi Andrea, quindi scusami, ti faccio già un'altra domanda che veniva qua. Sì. Come si devono gestire i viaggi in furgone con 2 tecnici? Questa è una non bellissima... potendo garantire nell'abitacolo la distanza di sicurezza diventato divieto, cioè, ecco, quindi devo far viaggiare su 2 mezzi. No, una soluzione potrebbe chiaramente essere quella. In alternativa, a mio avviso, la mascherina potrebbe essere una soluzione, perché chiaramente entrambi la mettono, entrambi mentre parlano, mentre starnutiscono, tossiscono, hanno la protezione. Perché altrimenti l'alternativa è una persona per ciascun mezzo. Sì. Cioè, vale o 2 mezzi o le mascherine, i guanti, quant'altro, comunque di dispositivi personali per, come dire... Dobbiamo ragionare necessariamente sull'isolamento della persona, come se avessimo intorno un cerchio di 2 metri e nessun altro possa entrare dentro questo spazio. Per cui di conseguenza ci si può organizzare il lavoro in questo modo. Non c'è alternativa. Ok. Poi abbiamo, allora, vado avanti su un'altra domanda. Se ad un lavoratore si chiede di rimanere a casa senza lavorare perché non è possibile lo smart working, non essendo possibile utilizzare le ferie, l'azienda deve metterlo in permesso retribuito? Chiedetelo a Grattagliano. Allora, facciamo la domanda al collega Grattagliano. Se ad un lavoratore si chiede di rimanere a casa senza lavorare perché non è possibile il lavoro in smart working, non essendo possibile usare le ferie,
l'azienda deve metterlo in permesso retribuito? Okay. No, come dicevo prima nella mia relazione, se sì, l'azienda ritiene che non far lavorare una persona che non è malata e non è in quarantena, deve essere messo in permesso retribuito. A mio parere, come dicevo prima, questo anche senza il suo consenso, anche prioritariamente non solo se non, se non può, ma anche se non può. Ok. Si rigido la seconda parte della sì. Risposta. Aspetta, non so sentire. Ok. Questo è il dottor Alberto Grattagliano, responsabile dell'ufficio previdenziale. Certamente la risposta di Savino riguarda il caso in cui un datore di lavoro abbia deciso di non far lavorare questo lavoratore per non potendolo mettere in smart working e non potendo usufruire delle ferie oppure non avendole concordate, nel caso in cui ci sia un rischio e quindi lo voglia mettere, diciamo, in quarantena. Qualora invece l'estromissione dall'azienda dipende dal fatto che non ha cosa fargli lavorare, non ha lavoro da dargli, quindi è un senza lavoro, ma non sa cosa fargli fare, il decreto ci darà una risposta insieme anche a tutti gli altri, anche se si tratta di lavoratori che sono stati lasciati a casa prima, cioè dopo il 23 febbraio e prima dell'entrata in vigore del decreto. Dalle informazioni che abbiamo dovrebbero essere trattati anche questi casi. La quarantena invece non vale quello che ha detto Savino, quindi non, o è quarantena formalizzata con un provvedimento dell'operatore sanitario che al momento si atteggia con un certificato medico, ma non è ancora stata equiparata al ricovero ospedaliero, quindi il datore di lavoro riceverà un certificato medico che tratterà come tale, anche se poi questo certificato medico nella quarantena vera e propria porterà nella copia che sarà stata mandata all'INPS un codice, il cosiddetto codice nosologico V029.0 e nella diagnosi che il datore di lavoro non vede mai di Covid-19 viene messo in stand-by dall'INPS e poi il decreto ci dirà come trattarlo. Questo per la quarantena vera e propria. Per la quarantena, diciamo, cautelativa vale quello che ha detto Savino. Se invece non si tratta di quarantena, ma semplicemente per il fatto che non si può lavorare, non c'è da lavorare in azienda, lo smart working non è praticabile perché magari si parla di un operaio, si vedrà come intervenire con gli ammortizzatori sociali. Ok. Ho visto arrivare un po' di domande di nuovo sui trasporti. Non so se vuoi dare una sequenza, vedi tu. Ma allora, io diciamo che abbiamo anche una questione di tempo per poi riuscire ad essere puntuali nell'erogazione poi del video online e poi considerando il fatto che ad alcune, come diceva bene Alberto poc'anzi e anche tutti gli altri colleghi, non possiamo dare, cioè si possono dare delle risposte, ma verosimilmente il decreto andrà a modificare alcuni comportamenti, per cui valutiamo un attimo. Io direi chiudiamo un attimo la questione dei trasporti in auto, che potrebbe essere utile, e ancora un paio circa i dispositivi personali di sicurezza, perché alcuni chiedevano allora anche se al di là delle mascherine e dei eventuali guanti possono essere dati anche dei glass, degli occhiali, esistono glass per la protezione volontaria. Quindi direi di trattare questi due aspetti, Andrea, allora, trasporti in auto e dispositivi di protezione personale. Allora, ne ho letta una sull'utilizzo dei pullman aziendali. Vale il discorso che ho fatto prima sugli spogliatoi piuttosto che le mense. Se si riesce a utilizzare il pullman mantenendo i 2 metri di distanza tra i vari passeggeri, può essere utilizzato come il trasporto pubblico ordinario. Però se anziché riempire il pullman di tutte le persone che lo possono utilizzare, si faranno più giri, più pullman con persone che stanno più distanti una dall'altra. Questo, secondo me, è ammesso farlo. Così come il lavoro con auto aziendali in uso promiscuo. Allora, l'utilizzo dello stesso veicolo può essere fatto, secondo me,
o sanificando ogni volta che viene utilizzato il veicolo, che forse è la cosa migliore, per evitare di utilizzare la mascherina. Purtroppo siamo a questo livello, cioè dobbiamo avere la garanzia che le superfici non siano state contaminate, perché se io sto guidando la macchina aziendale, mi squilla il telefono, comincio a parlare e involontariamente comunque produco queste famose particelle che vanno sul volante e vanno nell'aria ristretta dell'abitacolo, le superfici potenzialmente, se io fossi positivo, vengono contaminate. Per cui o guido il mezzo con i guanti protettivi e la mascherina, oppure quando ho finito il mio giro prendo l'alcol, straccio e do una passata al volante e alle superfici più prossime alle vie respiratorie. Io sono di questo avviso qua. E altre cose non vedo, aspetta. Sì, io avrei... Allora, direi ah, ecco, questo... sì, ce n'è una che, a cui vorrei rispondere. Se un collega continua a starnutire e tossire ma non ha la febbre, si può richiedere l'allontanamento? Allora, io sono dell'avviso in questi casi, vista la situazione, non tanto di allontanare il più possibile, o si chiede al lavoratore comunque di stare mutua, oppure quello è un classico caso in cui ci si può mettere la mascherina, ma va adoperata il più possibile e va sostituita ogni volta che diventa umida, tra l'altro, perché se è quella chirurgica, parlo della mascherina chirurgica, anche perché quelle FFP3 sostanzialmente non si trovano neanche più, quindi è un problema. Per cui le mascherine chirurgiche sono usa e getta, e ogni volta che diventano umide andrebbero sostituite. Ok? Bene, no, scusa, purtroppo ogni tanto c'è un attimo di... Anch'io se dovrò mettere la mascherina anch'io adesso. L'ultima cosa che qua mi chiedevano era, ancora forse che può valere la pena, sull'attivazione dello smart working, perché ho visto che c'era un attimo di indicazione non chiara, se attualmente comunque, come dire, il datore può farlo con un livello di autonomia molto marcato, quali comunicazioni devono essere fatte affinché sia come dire, legale l'attivazione dello smart working con tutte le finalità connesse. Non so, lo chiedete a me? Ma diciamo che, allora, tanto ricordo che sullo smart working, esatto, sarà uno degli argomenti all'ordine del giorno del prossimo webinar, quindi io risponderò, si andrà molto più nello specifico, però insomma, quello che prevede il DPCM è il fatto che questa, ovviamente possibile, questa forma di prestazione lavorativa va favorita, va incentivato, e che abbiamo detto che per certe mansioni, per certi tipi di lavoratori non è pensabile attivarla, ma laddove sia possibile va fatta, proprio perché va incontro a quello che è la, come dire, la finalità primaria di tutta la normativa, secondo la quale il confine non è più il paese, lo Stato, la regione, il comune, ma è la porta di casa. Ecco. I DPCM che sono intervenuti sull'argomento hanno via via consentito di fruire dello smart working in misura sempre più snella, lo si può fare per qualsiasi tipologia di prestazione di lavoro subordinato, non è necessario in questa fase diciamo avere l'accordo individuale, non è neanche più necessario fare la dichiarazione sostitutiva, è consentito l'invio massivo, quindi c'è un ampio spettro. È chiaro che, come ricordava anche il collega Grattaliano, comunque è sempre il datore di lavoro che è quello che detiene il potere organizzativo, che decide quando, come e nei confronti di chi può essere attivato lo smart work. Ci sono un po' di domande in sospeso di tipo sanitario, se posso rispondere. Sì, sì. Allora, tornando un attimo indietro. Direi solo, Andrea, alle 18 pensiamo magari poi di fare un attimo la chiusura. Va bene, dimmi tu, fermami tu quando non c'è più tempo. Allora, il discorso degli occhiali, qualcuno chiedeva se è necessario indossare degli occhiali di sicurezza. La distanza di sicurezza è più che sufficiente per proteggersi dal contagio? Per cui l'occhiale onestamente non vedo
necessità di indossarlo a livello industriale o d'ufficio. L'altra cosa che mi viene, che veniva chiesta, è che tipo di mascherine. Allora, le mascherine FFP2 e FFP3 sostanzialmente in questo momento si fa praticamente è impossibile trovarle, quindi io mi riferivo prima alle mascherine di tipo chirurgico, che non sono di fatto dei DPI, ma sono semplicemente delle mascherine che proteggono dagli spruzzi di saliva, ma non sono dei veri e propri DPI, quindi non sono le FFP2 e le FFP3. E ce n'era un altro invece, qualcuno mi chiedeva perché 2 metri e non uno. E allora l'allegato 1 del decreto ministeriale l'8 marzo indica una distanza di sicurezza di almeno 1 metro, almeno uno vuol dire anzi superiore al metro. Se però noi facciamo riferimento, come ho detto prima, alla definizione di contatto stretto, che è una delle tante circolari che è uscita da parte del Ministero della Salute, vi leggo quello che è indicato come che cos'è un contatto stretto. Ad esempio, un contatto stretto è una persona che si trova in un ambiente chiuso con un caso positivo per almeno 15 minuti a distanza inferiore a 2 metri. Quindi l'indicazione viene fuori da qui, a mio avviso, leggendo queste indicazioni, se rispettiamo la distanza di 2 metri, andiamo oltre quello che è, insomma, il concetto di contatto stretto, per cui se io non ho contatti stretti riesco a essere di fatto nel mio volume, nel mio spazio virtuale di sicurezza. Se invece ho più persone nell'ambito dei 2 metri, probabilmente secondo questa definizione sono nel contatto stretto. Allora, se io in azienda organizzo i lavori con meno di 2 metri, ho soggetti a contatto stretto. Dico bene, Roberto? Sì, purtroppo un attimo l'audio è andato e venuto, quindi non so. Quindi sicuro. Ok. Io di richiamare la ragione di 2 metri e non 1 metro, ok. Quindi è stato, diciamo che credo che abbiamo più o meno fatto bene il giro. C'è forse ancora, se magari tu, Andrea, vuoi chiudere con i filtri degli impianti di climatizzazione degli uffici possono essere oggetti di a rischio contagio se bisogna trattarli in un qualche modo, e ancora sulla questione dei tirocini, che la domanda sui tirocini era un attimo, da quando decorre l'obbligo di sospensione dei tirocini in Piemonte? Quindi Andrea, per favore, magari solo l'aspetto sui condizionatori specifici. Su quello onestamente non mi creerei particolari problemi, farei la manutenzione ordinaria prevista, già quella che viene fatta normalmente senza particolari problemi, non ritengo ci siano maggiori indicazioni da dare su quello. Ok, invece sui tirocini abbiamo qualche... Ma sui tirocini c'è una indicazione appena arrivata dall'assessorato al lavoro della regione Piemonte, perché voi sapete, insomma, la disciplina dei tirocini è rimessa alle regioni se sono extracurriculari e agli atenei o alle istituzioni scolastiche se sono tirocini curriculari. Allora, i tirocini curriculari, considerato che tutte le attività didattiche tranne quella a distanza sono sospese, ecco, su questi, se avete dei tirocinanti curriculari presso le vostre aziende, consiglierei caldamente di lasciarli a casa, anche perché non potrebbero materialmente, diciamo, perseguire la finalità didattica del loro tirocinio. Per quel che riguarda i tirocini extracurriculari, la cui disciplina è rimessa alle regioni, è arrivata, ripeto appunto, un'indicazione da parte della Regione Piemonte che suggerisce di sospenderli, chiaramente dal momento in cui l'azienda prende la decisione. Questa è una comunicazione che è arrivata a tutti i soggetti promotori dei tirocini, quindi agenzie per il lavoro e quant'altro, pochissimo fa, mi sembra, se non stamattina, di ieri al massimo. Sì, confermo Roberto, sì? Essendo anche responsabile di un impiego, confermo di aver ricevuto questa sospensione con la precisazione che alla ripresa si allungherà. Esatto. Della sospensione il periodo. Esatto, mi hai preceduto, difatti è arrivata la comunicazione di sospensione appunto con la precisazione che chiaramente alla ripresa, speriamo il più presto possibile, di tutte le attività, diciamo il periodo mancante,
periodo di sospensione venga recuperato. Comunque c'è un'indicazione precisa da parte della Regione Piemonte. Ok, allora io per il momento chiuderei qua. Direi che abbiamo più o meno risposto a tutti. Vi ricordo ancora un paio di indicazioni che poi ho messo anche nella chat. Comunque sul sito dell'Unione Industriale di Torino ci sono tutti gli aggiornamenti costantemente messi con tutti i riferimenti normativi ai siti ufficiali, in modo tale che quindi possiate trovare lì, cioè il repository con tutte le nozioni e la normativa attualmente in uso. I colleghi, come avete visto, sono estremamente disponibili sempre a disposizione di tutte le aziende per i quesiti. Abbiamo appunto, inizio a ringraziare perché sono tanti, c'è veramente una squadra molto, molto attenta su questa tematica e quindi la consulenza viene fornita in maniera costante e continuata sempre. Quindi ringrazio Andrea da remoto, quindi Andrea Pinna, Roberto Benatti, l'avvocato Savino Figurati, Alberto Grattagliano anche per quello che è stato poi l'intervento di alcune tematiche, tutti gli altri colleghi che poi ci saranno, sono nella task force che ci sono qui e che stanno lavorando su tutte le tematiche per anche poi riuscire ad affrontare le interpretazioni delle varie norme. Il video sarà messo a disposizione se riusciamo fra stasera e domani mattina per tutti coloro che non hanno avuto modo di potersi collegare, quindi non preoccupatevi, avrete comunque poi il riferimento. Vi ricordo l'appuntamento con il prossimo webinar venerdì alle 12, dove andremo a trattare alcuni aspetti più legati alla gestione del personale e alla parte previdenziale. Per comunque qualunque cosa, i riferimenti sono sempre, li trovate sempre tutti sul sito, siamo a disposizione per qualunque tipologia di necessità possiate avere o chiarimenti ulteriori. Grazie e alla prossima. Arrivederci.